Cari amici di Swim Biz, oggi voglio parlare di Napoli. Come diceva qualcuno, vira Napoli e poi muori. Io invece cambierei un pochettino questa frase perché non auguriamo la fine di nessuno e vorrei dire vira Napoli e poi nuota. Ci sono tante opportunità di nuotare a Napoli, dallo splendido mare che abbiamo qui davanti alle nostre coste. Dietro di me vedete il Vesuvio, vedete Mergellina, vedete la costa napoletana e Castel dell'Ovo. Ma siamo pronti per le Universiadi che partiranno a luglio. Napoli ha incantato gli osservatori internazionali, piscina Scandone ancora in fase di ultimazione, Gianluca Attanasio nominato ambasciatore dello sport per il CONI, cosa che comunque mi è caduta veramente addosso senza aspettarmela, mi ha lasciato folgorato, senza fiato, senza parole, ruolo che cercherò di ricoprire al meglio, cercherò veramente di portare un pochettino la mia filosofia all'interno degli oratori delle scuole. Importante per me, Cristian lo sa, è parlare di valori sportivi, non tanto il raggiungimento di un obiettivo, come dire, come una vittoria di una gara, ma sono un pochettino sui generis perché è importante il valore dello sport che aiuta le persone a rialzarsi. E io forse ne sono l'esempio naturale perché chi mi ha seguito sa le mie difficoltà della vita, la mia disabilità. Oggi a 49 anni continuo a fare l'atleta. Sto cercando di continuare a fare il fondista, questa volta paralimpico a mare, perché queste gare mi appassionano, mi fanno sentire veramente libero. E abbiamo iniziato un nuovo progetto della pallanuoto paralimpica, grazie all'aiuto di Luigi Paola, un altro atleta paralimpico che ha voluto fortemente a Portici, al centro sportivo Portici, questa realtà insieme ad Angelo Santoro che ci sta dando una mano, altro atleta paralimpico, e insieme ad altri splendidi ragazzi che si stanno impegnando in vasca. Ma non voglio parlare di me assolutamente né dei nostri progetti, ma voglio parlare del ruolo di ambasciatore. Cercherò già dalla settimana prossima di girare nelle scuole napoletane della provincia di Napoli. Parleremo anche molto probabilmente dalla dipendenza dei giochi per i giovanissimi, giochi d'azzardo, e cercherò a loro di raccontare una storia, quella di un atleta, quella un pochettino la storia di tutti coloro che comunque grazie allo sport riescono a essere vincenti nella vita, riescono a diventare persone migliori e a portare in alto il nome del nostro paese in qualsiasi parte del mondo dovunque si spostino. Dietro l'angolo a volte c'è la svolta della nostra vita, abbiamo visto l'ultimo caso di cronaca del nostro amico nuotatore che fortunatamente già si è buttato in vasca e sta affrontando molto bene, come devo dire, queste sfide importanti. Vedete, lo sport ci aiuta veramente a stare bene con noi stessi, a dialogare, a socializzare. Questo è il vero valore dello sport. In una società dove i valori stanno un pochettino venendo meno, è importante confrontarsi, a volte anche prendere delle batoste, perché le batoste ci aiutano a crescere. E questa è una cosa molto importante. Io oggi ho questa mise consegnatemi dal CONI, in questo caso dal CONI competente regionale Campania, proprio per portare avanti questi valori, un po' la mia filosofia di vita. Io sono forse un piccolo atleta, un piccolo meccanismo in un grande ingranaggio che ci aiuta a vivere meglio. Spero che questo mio esempio possa aiutare tante persone, tanti ragazzi ad avvicinarsi allo sport e a vivere lo sport non come raggiungimento obbligatoriamente del fine ultimo, ma un modo per vivere meglio, per stare insieme, per confrontarsi. La pallanuoto insegna, mi sta insegnando in questo periodo, che è bello il gioco di squadra, è bello confrontarsi, è bello dopo una partita abbracciarsi e andarsi a fare una birra, mangiarsi un panino insieme. Queste sono le belle filosofie di vita di questa grande città che ospiterà i nostri giochi delle Universiadi, una città multiculturale dove all'interno di questo grande scatolone c'è tutto, dal mare alla montagna, c'è la provincia di Napoli che è fantastica, ci sono i musei, si mangia bene, si vive bene, si vive in libertà, sempre nel rispetto delle regole, sia chiaro. Quindi questa è la mia filosofia, volevo salutare tutti gli amici di Swim Biz e cosa dire? Io spero che ci riusciremo a vedere a Sette Colli, caro Cristian. Ciao!